Cecilia Rodriguez è preoccupata per la sorella Belén, sulla rivista Sono, ha chiesto ai paparazzi di lasciar stare la ex moglie di De Martino. Non è un periodo fortunato per Belén Rodriguez, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, il rapporto con il pilota di MotoGP, Andrea Iannone, va a singhiozzo tra pause di riflessione e improvvisi ritorni. Come se non bastasse, le recenti apparizioni televisive di Belén sono state oggetto di pesanti critiche da parte di numerosi personaggi dello spettacolo. Ad esprimere la propria preoccupazione per lo stato psicofisico di Belén Rodriguez, è stata la sorella Cecilia che si è confidata alla rivista Sono. Cecilia Rodriguez chiede che la sorella Belén venga lasciata in pace. Cecilia Rodriguez è seriamente preoccupata per Belén, specialmente a motivo della presenza non-stop dei paparazzi sotto casa sua. Non se ne può più, ha tuonato l'ex fidanzata di Francesco Monte, Cecilia ha sottolineato come, più volte, lei stessa sia scesa in strada a parlare con i fotografi, chiedendo loro di essere più comprensivi e di lasciare in pace la sorella. A quanto pare, i suoi tentativi sono risultati vani visto che Belén ha, più volte, reagito in malo modo nei confronti di chi si ostina a violare la sua privacy. Cecilia non ha peli sulla lingua e parla di atteggiamenti che stanno rovinando la vita di Belén. Vorrei più umanità, questo l'appello lanciato dall'attuale fidanzata di Ignazio Moser, non penso di chiedere troppo. Cecilia e Belén Rodriguez sono legate da un rapporto molto stretto. Il rapporto tra le due sorelle Rodriguez è molto stretto e Cecilia, a 18 anni, decise di lasciare l'Argentina proprio perché sentiva nostalgia della sorella e desiderava al più presto raggiungerla in Italia. Cecilia non ha nascosto il fatto che qualcuno si sia avvicinato a lei per arrivare a Belén, una volta che la sorellina minore ha capito il doppio gioco, non ha esitato ad allontanare queste persone. Ora l'auspicio è che Belén Rodriguez possa ritrovare la serenità di un tempo, quella serenità, tanto per intenderci, che aveva trovato nel matrimonio con Stefano De Martino e la susseguente nascita del figlio Santiago. La sua vita privata è decisamente cambiata dal giorno della rottura con il ballerino e, anche se il loro rapporto è decisamente migliorato, c'è sempre chi è in agguato per cercare di minare la tranquillità della showgirl argentina. Chissà se l'accorato appello di Cecilia Rodriguez a tutela della salute di Belén verrà ascoltato stavolta.